abbiamo due Marie. Abbiamo Alice e Ginevra. E sono praticamente la stessa persona, perché sono la mia sorellina Maria. Ne abbiamo due, perché i minori non possono lavorare più di 4 ore, quindi nell'eventualità in cui una pianga, una dorme, possono sostituirle, perché sono perfettamente identiche. Sono due geni. Una scoperta sbalorditiva per tutti. Che hanno una capacità di stare in scena, di ascoltarci, di interagire, una presenza che non ho mai visto nella vita. Quando facevamo un Chuck, lei capiva che il colore della scena era o drammatico o si rideva, e in base a quello lei si tarava e rifaceva sempre la stessa cosa. Si va a casa. Praticamente abbiamo fatto una scena in cui io avevo una discussione con Pietro. Mi ricordo di averla guardata a lungo seduta sul seggiolone che ascoltava semplicemente, e tu avevi sempre la sensazione che non solo lei capisse tutto, ma che prima o poi sarebbe intervenuta per dire una cosa decisiva. A fine scena Pietro prende e esce di casa, e la bambina ogni volta che lui usciva mi guardava e mi faceva... Evidentemente non sono scritte delle battute per una bimba di 2 anni. Ad ogni Chuck... Papà. Ma con una puntualità. Papà! È un genio. Pazzesca. Per cui sono state un tesoro assoluto di questa. Nonostante mi abbiano provocato una forte, diciamo, infiammazione nella zona intorno alla clavicola. Fa male, dopo che... Come si dice a Roma, incollarsela spesso. È una fatica fisica enorme. Ecco, al di là dei danni, diciamo, al mio corpo, Alice e Ginevra sono state un regalo infinito. Ha un pezzo di cuore enorme della mia vita ormai. Sono talmente piccole che ti iniziano a riconoscere come una figura direttamente della loro vita. Non è che fanno il passaggio attraverso il lavoro. Ti danno un amore veramente incredibile. Se esistesse un David per miglior bonsai, lo vincerebbero loro come migliore attrice duenne. Come va? Ma dici qualcosa? Sento la tua voce. Mi dici il tuo IBAN?